e un diverso approccio con il cibo, e serve per questo anche una nuova educazione alimentare che prende avvio nelle scuole primarie e si ispiri ai recenti e validissimi studi anche sul fruttarismo sostenibile, sull'alimentazione alternativa, oltre al progetto europeo Frutta nelle scuole, finalizzato ad equilibrare già nei bambini della tenera età abitudini alimentari più corretti. Occorre rendere il consumatore consapevole degli sprechi di cibo, di acqua e di energia. È evidente quindi il bisogno di un riequilibrio di questa gestione scellerata delle risorse nella direzione di una netta diminuzione del numero degli allevamenti intensivi e della qualità di terreni e di suolo adibita all'alimentazione degli animali, a vantaggio di una vera e propria ecoconversione, anche parziale, dalla zootecnia in carpotecnia, ossia tecnologia applicata al frutto, che preveda coltivazione con metodi biologici e biodinamici e il rispetto delle condizioni di terreno e clima adatti alle specie vegetali maggiormente compatibili con la specie umana, frutta dolce, frutta grassa, frutta ortaggio, attraverso la sempre valida leva dell'incentivo fiscale. L'ecoconversione carpotecnica della zootecnia incrementerebbe la produttività e ridurrebbe i costi di produzione e consentirebbe anche una riduzione del consumo di acqua necessario per gli allevamenti intensivi. Negli ultimi anni il consumo di carne e di ogni altro cibo di origine animale ha prodotto un considerevole aumento degli animali allevati, che per svilupparsi e crescere e produrre hanno anche loro bisogno di nutrirsi. Tuttavia le risorse alimentari consumate da questi animali sono di gran lunga maggiori di quante ne producano poi sotto forma di carne, latte e uova. Quindi, colleghi, io credo che sia importante ripensare a una vera e propria rivoluzione educazione alimentare e soprattutto è importante ripensare allo scellerato uso dei terreni urbanizzabili che fino ad ora facciamo con una prevalenza assoluta di destinazione alla zootecnia. Grazie.